Prima fila, tutta rete per il momento. Tutti perfettamente allineati. Si ritrae Petit di Roma, si ritrae Prua S. Si parte con Veloci, Palanca, Perian e soprattutto all'esterno Peppe Maesta, con Peppe Maesta che insiste, cerca di portarsi su Palanca, trae in linea l'invoco della prima curva, i 200 di strappo in 14, con Perfect Runner e Peppe Maesta che lottano, galoppa invece Perian, terza posizione per Palanca, la quarta per Portofino. Perfect Runner LF ha contenuto Peppe Maesta. I due hanno lottato parecchio, 28 e 4 i primi 4, poi Peppe Maesta cerca di accodarsi avanti a Palanca, di fuori Prua S. Avanza Prua S di fianco a Portofino, ok, a mezza ruota per un attimo Palanca che poi rimane lì, 600 in 43, 6, 29 e 4 dopo lo strappo con Prua S che risale, filata da Palanca, poi anche da Portofino, mentre in testa c'è sempre Perfect Runner nei confronti di Peppe Maesta. La metà gara svelta per la categoria in 59-3 con parziale in 31, Perfect Runner raggiunto da Prua, poi Peppe Maesta con ai lati Palanca, ancora Portofino, 6.50 per finire il tutto con Prua che attacca a fondo Perfect Runner, il chilometro in 1.14.4, 30.8 dal palo metà e opposta, tende a passare Prua S nei confronti di Perfect Runner, poi Peppe Maesta. Ancora Palanca e Portofino, Prua S si è liberato di Perfect Runner LF con un paletto in 14.9, 1.29.2 per i 1.200, con Prua che non ha ancora confezionato il sorpasso su Perfect Runner, poi Peppe Maesta, Portofino che taglia fuori Palanca, sono tutti un po' stanchi perché Prua non ha confezionato il sorpasso in effetti. Peppe Maesta adesso progredisce, progredisce anche Portofino, di dentro ancora Perfect Runner, poi Prua, Palanca e Portofino, quattro stremati che lottano, Perfect Runner ancora in vantaggio, Portofino a centropista che ci prova, Perfect Runner, Portofino, Peppe Maesta sul palo, vicinissimi, forse Portofino all'esterno ma è bruttissima, arrivo a rotoloni, 32.5. Ecco l'arrivo, stremato Perfect Runner che rientra, Prua che è più stremata di lui a centropista, non cambiano del tutto azione per Aesta e Portofino ma recuperano perché si va piano, sembra in vantaggio Perfect Runner, lo rimontano palmo a palmo, gli altri due sul palo, Portofino probabilmente ha ragione di Peppe Maesta e Perfect Runner, foto stretta ma Portofino dovrebbe aver vinto una corsa caotica con arrivo a rotoloni come non si vedeva da tempo, 32.5, 1.16.1, probabilmente Portofino, Thomas Wisniewski, Cristian Rizzo, RBT MSRL.